ciao a tutti, visto che me l'avete chiesto, ho preparato un breve video per mostrarvi quello che dovete fare per la simulazione della lezione. Innanzitutto preparare una presentazione in PowerPoint, in Google, come volete voi, in Google presentazione, come volete voi. Poi successivamente un video riepilogativo dell'argomento che abbiamo trattato e la dispensa che daremo. Dobbiamo anche ovviamente prepararci con i moduli, quindi andate sul tutorial, andate a creare un modulo che sia di verifica a quanto avete messo sulla presentazione. Vi ricordo, la presentazione deve essere necessariamente di 3-4 al massimo slide, non è necessario averne di più. Quindi anche 5 domande non è importante, l'importante è che mostriate di aver capito come creare il modulo. Poi, già che siete sui moduli, fate anche il modulo di verifica, al comprendimento, alla comprensione. Fate anche il modulo di comprensione della lezione, quindi metterete delle domande che pensate possono essere significative. Se non trovate, copiate pure quello che abbiamo fatto, non è un problema. Tutto questo ovviamente dovrete, a parte i moduli che rimangono su Google Drive, poi andiamo a cercarli, vi faccio vedere. Lì metterete in una cartella sul vostro desk, così sarà bello ordinato. Quindi andate su nuovo, fate cartella e scriverete prova, scrivete quello che volete, non è un problema. Aprite questa cartella, oppure anche senza aprirla potete automaticamente inserire tutte le nostre cose che abbiamo fatto, ripeto, a parte il discorso dei moduli che rimangono su Google Drive, poi andiamo a prenderli. A questo punto noi quel giorno ci troveremo e andremo a fare una lezione che avremo programmato con Meet. Quindi allora adesso mi tolgo, così evito di mostrarvi il faccione. Andiamo su lavori del corso, andremo sicuramente su Google Calendar, andrò a recuperare una vecchia lezione, quindi andiamo a vedere anche il ciclo, non importa, vediamo se io sono registrato, se posso mostrare nel Meet più persone. Eccolo qua, centro formazione, entro nella ecco qua. Saremo quindi il giorno della lezione, noi saremo qua su Meet. Vediamo se c'è ancora qualcun altro. La videocamera è utilizzata da un altro portale, per cui non riusciamo. Entriamo, non c'è nessuno, non importa, noi dobbiamo semplicemente simulare la nostra lezione. Cosa faremo? Allora, questo sarà il vostro turno, che dovrete presentare la vostra presentazione. Andrete su Presenta ora e farete schermo intero o una finestra o una scheda, ma secondo me schermo intero, perché abbiamo preso tutto nello schermo intero. Ecco qua, vedete, qua c'è lo schermo dove ho la regia, e questo è l'altro schermo dove ho appunto il computer. Apro, potete togliere anche qua, potete mettere nascondi. A questo punto dovrebbe partire la presentazione, ok, che è questo. Allora, cosa succede? Noi possiamo richiudere la cartella di Meet, perché non è necessario che si divida, come vi ho mostrato per dividere la cartella. In questa mia presentazione non abbiamo bisogno di questo. Andiamo a prendere il materiale che abbiamo recuperato. Eccolo qua, apriamo la nostra cartella e cominceremo a presentare con le slide che abbiamo preparato. Quindi apriremo PowerPoint, quello che avete, e ovviamente lì cominceremo a fare uno speech raccontando quello che noi abbiamo preparato. Presenterete, farete il vostro speech sulla presentazione che avete fatto. Terminato questo, andremo a vedere su Google, quindi torneremo
sulla nostra pagina andremo su Google, dove siete andati a, a caricare le vostre cose, e quindi scriverete, potete aprire anche una cartella nuova se volete, scrivete Google, come vi hanno detto, moduli Google, e qui quando si apre moduli Google voi vi ricordate cosa abbiamo detto, troverete il modulo che avete già preparato, quindi avete precedentemente preparato, e ce lo mostrerete in modo da farci capire che avete compreso come farlo, eccetera eccetera. Qui sono quelli che ho fatto io, ovviamente, quindi non è un problema, però ciascuno che è entrato con il proprio account di Google nella cartella di Google di moduli avrà creato, come vi ho detto l'altra volta, avrà creato il suo modulo. Ecco qua, punto. Chiudiamo, torniamo indietro ancora sui lavori del corso, possiamo tornare ancora sul corso. A questo punto voi continuate a fare la presentazione se volete, a questo punto torniamo sul corso formatori prova, o se volete, se vi sentite abili e volete mostrare che siete in grado anche di creare un nuovo corso, cliccate, me lo dite, prima di farlo me lo dite, io vi metterò come docente, quindi vi metterò tra gli insegnanti, e quindi voi avrete la possibilità di vedere pari pari quello che vedo io, e quindi di fare come ho fatto io, quindi caricare direttamente tutto il materiale che avete nel corso nuovo che avete preparato. Perfetto, quindi torniamo a Meet. Una volta che avete fatto tutto questo lavoro qua, vuol dire che avete già capito tutto, quindi siete pronti ad affrontare la lezione. Ecco qua, bene, possiamo ritornare a mostrarvi il mio faccione. Eccomi, allora avete capito per tutto quello che riguarda poi gli altri argomenti, come abbiamo detto, che abbiamo dato qua sulla cartella di prova, poi ovviamente li rimetteremo sul drive della lezione, se avrete preparato la lezione, oppure ci mostrerete quello che avete preparato, una dispensina, piuttosto che il video che avete ricercato su YouTube, un video breve ovviamente, non stiamo di 3 ore, e tutto questo per farci capire che avete compreso come organizzare una lezione. I tempi saranno brevi, solo che sarete in tanti a volervi cimentare in questa prova. Se avete bisogno di qualcosa d'altro, fatemelo sapere. Mi pare di avervi detto tutto e sono sempre a vostra disposizione. Ciao a tutti e buona giornata.